ragazze, sono state a Antigotà, facciamo un video velocissimo dove vi faccio vedere le cosine che ho preso. Scontrino alla mano, ho speso 22,16 euro. Ho preso una confezione di Scottex della Regina a 2,29 euro, sono tre rotoli, è una carta da cucina super assorbente, con tutti i vari disegnini carini e mi trovo molto bene con la Regina. C'è anche l'altro modello, il pacco da due, ma non lo prendo perché nel mio portarotolo non ci sta, quindi mi devo adattare a questo formato qua. Poi ho preso degli spazzolini, Colgate spazzolini a 2,99 euro, quattro spazzolini, non hanno la loro copertura, vedete, per la testina, ma io utilizzo quella che ho, la lavo, la disinfetto, poi la riutilizzo. È super conveniente, infatti, perché non costano neanche 1 euro l'uno, anzi molto meno, perché neanche 3 euro per 4, e sono quelli morbidi, perché il biodentista mi ha detto che bisogna, no, morbidi, medi, il biodentista mi ha detto che dovrei utilizzare quello morbido, sia io che mio marito, ma noi ci usavamo il duro, quindi per il momento siamo passati al medio, poi dopo pian piano arriveremo anche al morbido. Poi ho preso questo vicinet, questo è un vicinet professional stura scarichi, perché abbiamo appena pulito il lavandino del bagno, perché c'erano infilati dei capelli, probabilmente miei, perché quando io mi pettino li testo in giù, li faccio andare tutti nel lavandino e poi dopo li raccolgo, però qualcuno mi scappa giù, quindi vai e vai, alla fine si era un po' otturato, li abbiamo prima tirati su tutti. Poi abbiamo usato il Mister Muscolo, però stavolta voglio provare questo da tenere in casa per ogni emergenza. È per agisce 5 minuti, è un monodose, è per ingorghi difficili e agisce anche sull'acqua stagnante. Noi non siamo arrivati a livello di acqua stagnante, però l'acqua non defluiva più benissimo. Quindi, dopo che abbiamo pulito, defluiva, però abbiamo voluto comunque dare una passata con questo. Così se c'era qualche residuo, bene. No, aspettate che non lo metto sul divano, sa mai che perda. Quindi rovino la pelle del divano. Poi ho preso queste salviettine qua. Allora, io queste le avevo prese anni fa, cioè anni fa, tempo fa, e mi ero trovata benissimo. Costano 99 salviette, 99 centesimi, sono 72 salviette. Sono della linea Baby. Non mi ricordo l'inci perché tanto io le avevo prese più che altro per camomilla, aloe, avena, argania, spinosa. Vabbè, ci darò un'occhiata. Sono made in Italy, vegan, ok, e contengono al profumo di talco e contengono olio di argania. Mi ero trovata benissimo in un profumo veramente buono, altrimenti vi deve piacere la profumazione del talco. Niente, tessuto dermatologicamente testato, vabbè, con le solite cose lì, non c'è il pega, non c'è l'alcol, non ci sono parabeni. Morbido e delicato, se mi erano piaciute, poi do un'occhiata all'incia, se non sono malvagia lo utilizzerò anche per Angelica, se no le va a pulire le mani quando mi trucco, per una passatina alle scarpe di pelle di Angelica, insomma le utilizzo in vari modi. Ultima cosa che ho preso, questa crema della Bema, che è diversa da quella che vi ho fatto vedere nell'ultimo video. Non so qual è il prezzo di listino, comunque credo che questa varia tra i 17 e 20 euro. L'ho preso il conto a 13,30 euro, era l'ultima ed è una crema rassodante. Dice praticamente che io prendo quella Dren, invece questa volta ho voluto prendere, ho la Dren ancora da aprire, ma ho preso anche questa approfittando dello sconto. La crema rassodante cute è specifica per tonificare l'epidermide delle gambe, addome e braccia, quindi dovrebbe avere un'azione tonificante. Contiene pepe rosa e olio di andiroba. Andiroba, non ho idea di che cosa sia, poi mi informo. Apporta nutrienti fondamentali che attivano e aumentano la produzione di collagene e elastina. Formulazione con selezionati principi funzionali che permettono una visibile azione riducente e tonificante. Io l'ho preso più che altro per l'azione tonificante, concepita per uso quotidiano. Il trattamento consente di riconquistare tono e compattezza, quello che io ho bisogno più che altro, tono e compattezza nei glutei e poi insomma, un po' di elasticità e tono anche nelle gambe magari. Massaggiare in modo circolare, applicare 1 o 2 volte al giorno, insomma, solita storia. È certificata ICEA. Vabbè, poi niente, la scadenza qui non c'è, comunque dall'apertura sono, vediamo se c'è scritto nella confezione, tengo comunque la scatola per quando vi farò i terminati,
6 mesi dall'apertura. Qua sono riportate le stesse cose, direi, sì, direi di sì. Sono curiosa di sapere cos'è sto olio di Andiroba. Andiroba, non so come si legge. Va bene. Si sente già l'odore da qua? Buona, non sembra male. Sempre dolciastra, un po' vanigliata. Non stucchevole, però. Niente, questa è 13,30 euro. Quindi, tanto che ero lì, mi sono fatta scalare 800 punti dalla card, perché vi ricordo che il 30 di settembre scadono i punti, e quindi bisogna ordinare il regalo. Io mi sono fatta scalare 800 punti e mi hanno dato una card, in realtà mi hanno dato un foglio, che presentandolo alla cassa mi dà diritto a 10 euro di sconto, spendibili fino al 30 settembre 2020. Quindi la prossima volta che vado subito lo spenderò. Avendo tolto, mi hanno dato 22 punti per questa spesa, quindi diventavano 1302, meno questi 800, me ne rimangono 500, direi. Sì, 500 punti. I 500 punti poi vi faccio sapere che cosa prenderò e farò l'ordine online. Questo per comodità, così non ho dovuto stampare, me lo sono presa, l'ho presa là, la card. Con questi 500 punti restanti, 502 per essere chiari, insomma, prenderò, boh, non lo so, non ho ancora deciso, credo ho visto dei regali da 400, poi dopo magari 100 li lascio lì. Vediamo, o li dono a qualcuno, ecco, per il discorso dell'altra volta. Sto guardando, cos'è questo? Boh, si vede strano, oggi devo pulire un po' forse la fotocamera. Va bene. C'è pubblicità dietro, cos'è questa cosa qua? Avete provato? Dietro c'è la pubblicità, i nuovi lo scontrino, Revitalift Filler, più acido ialuronico, ampolle rimpompanti, trattamento, oggi non riesco a parlare, trattamento intensivo 7 giorni. Sicuramente ci sarà qualche porcata, scusate il termine, dentro, però insomma andrò a vedere. In merito all'antichità mi viene in mente che nell'ultimo video dove vi parlavo dei terminati vi ho detto che vi raccontavo una cosa della piscina, poi mi sono dimenticata. Niente, volevo raccontarvi che sapete che avevo comprato quel mini docciaschiuma della Ecos piccolino, no? Da tenere in borsa piscina per Angelica per la doccia, faceva doccia, capelli, no lacrime, tutto quanto. E niente, me lo sono dimenticato in piscina, sono andata per riprenderlo nel punto dove ci sono gli oggetti smarriti, diciamo, e ho scoperto con dispiacere che me l'avevano rubato, qualcuno se l'è tenuto. Povera gente, non aggiungo altro, va bene. Lo terrò come l'oro il prossimo, l'ho travasato in un altro contenitore che avevo a casa. Poi, niente, questo è tutto, quindi ragazze, vi do le solite raccomandazioni, iscrivetevi al canale, attivate la campanella per non perdere i futuri video, lasciate un commento che sapete che mi fa sempre tanto piacere, ringrazio quindi anche tutte le ragazze che mi commentano e mi danno consigli e insomma con cui facciamo due chiacchiere qua sotto, se mi volete aiutare il video condividete e io niente, vi mando un bacione e ci vediamo alla prossima, ciao a tutte!